Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio di Holy Potatoes We Are in Space. L'ho ricevuto in anteprima di un paio di giorni e quindi ho detto perché non approfittarne e fare subito un video. Forse ne farò poi la recensione in seguito. Metterò una scheda qui per votare se per caso foste interessati a farne una serie. Ecco, se ci fossero interessi di fare una serie lo farò molto volentieri. Metto la votazione appunto. Partiamo. Allora, andiamo. Direi che di tutti questi, forse quello che è meglio per tutti è l'inglese. E facciamo così, lanciamoci subito all'avventura. Holy potatoes, we're in space! Allora, settings, vediamo se abbiamo delle impostazioni da vedere un attimo. La music volume, spero che sia a posto, ma comunque abbasso un pochettino per sicurezza. Ok, risoluzione. Ok. Hotkeys, vabbè, ok. Nuova partita! Scusate che sposto solo la webcam. Non c'è fuga, vecchio amico! Non mi chiamerai mai più così, Hal. Non riesci a vedere quello che sto cercando di fare, Jiraga? Tutti i miei sforzi sono dedicati a salvare l'universo. Ah, faccia da tubero. È questo ciò che pensi di fare? Tutta questa morte e distruzione non salveranno niente. Dopo tutti questi anni, come puoi ancora non capire? Ci sono pericoli molto più grandi che devono essere fermati. Ma a quale costo, Al? Quanti innocenti devi uccidere? Cioè, quante vite innocenti devono essere perse? No! Saboterò ognuna delle tue missioni fino al mio ultimo respiro. Mi deludi. Nonostante ciò, è nei tuoi interessi di arrenderti ora. Cosa potresti fare? Combattere contro l'Eclipse? La nostra armata ha fatto esplodere il... No, blots out the sun. Boh. Non hai speranza. Non riesco a credere che tu lo chiami così. L'Eclipse non è neanche lontanamente vicino a quello che era in passato. Abbiamo chiacchierato abbastanza, vecchio amico. Sembra che debba schiaffare del senso in te. Credo che sia un doppio senso per di meno, ecco. Vieni allora, fammi vedere che non abbai più di quanto mordi. Ah, schiafferemo qualche significato in questo matto. Ma dobbiamo essere veloci con questo. Quando le sue armi saranno online, saremo in grandi, grandi guai. Jiraga, conosco tutti i tuoi trucchi. Abbiamo combattuto accanto per così tanto tempo. Non puoi battermi, sono comunque il miglior pilota. Scegli un'arma dal pannello di controllo. Clicca sullo scafo del nemico e quando sei pronto clicca fire. Allora, pannello di controllo credo sia questo. Allora, richiedono tutti e 5 questo 6 e questo 4, quindi posso mandare 2. Ma io proverei questo e questo. 800 e 400 fa 1200, questo fa 1400, quindi direi così. Possiamo selezionare solo lo scafo.
E non ho più carica, quindi boom. L'ho parzialmente danneggiato, ma molto poco. Ah, io sto caricando il Cosmic Bolt, sembra. Lei aveva 6.900, loro hanno 18.400, oddio. Possiamo utilizzare i nostri scudi per proteggere le armi o lo scudo? Scuda l'arma danneggiata cliccando sul corrispondente slot nel campanello di controllo e quando sei pronto spariamo di nuovo al suo scafo. Allora, è lo slot 3 che è stato danneggiato e faccio Hall come... slot number, ah, 3, ok. Abbiamo lo scudo là. Ottimo, e qui spariamo di nuovo. Quindi allora farei di nuovo così. E... ah, non si abbiamo più carica, quindi farei 5-6. Ma perché 6 è così poco? Boh, proviamo. Avrà qualche senso. 0 danni. Oddio, sta arrivando. Non c'è via di fuga dai suoi laser. Dobbiamo giusto abbatterli prima che ci tiro, ci abbatta lui, insomma. Non hai chance con Jiraga. No, non fate i buoni con Jiraga. Preparate il nostro laser. Non possiamo permetterci di mancare, è sempre stato un pezzente, un perdente. Come invulnerabile, oddio, allora dobbiamo tirare giù i cose. Allora, lo scudo lo lasciamo sempre là. Farei... quanta energia abbiamo adesso? 11. Come prima, 6-5, farei così e cos'ha? Contro la cos'è? È uno slot dell'arma. Fuoco! Ah, ma perché non mi ha selezionato l'altro? Cribbio. Aia! 17 adesso di carica. Wow! Allora, ha un'arma laser molto potente. Le armi laser sono molto precise, ma possono attaccare solo un target. Possiamo colpire più armi se abbiamo abbastanza carica. Tira giù quell'arma. Allora, 17 abbiamo, quindi farei così. No, questo qua. Questo qua. Questo qua. Ah, ok, per devo selezionare per ognuno, ecco perché ho sbagliato prima. E andiamo, ancora 2300, secondo me non lo tiriamo giù comunque. Aia! Forse devo scudare questa zona qua perché è stata danneggiata. Non aveva più vita comunque che non quella sotto. Allora, questo qua, questo è invulnerabile. Ah, non abbiamo più carica, ho consumato tutto. E allora facciamo così. No, non volevo selezionare quello. Ah, forse era già stato distrutto dal primo attacco. Ho provato a essere gentile con te, vecchio amico, ma il gioco è finito. Ecco che arrivano le grandi pistole. La sua nave ha molto più armi di quanto ne abbiamo noi. Dovremmo provare a fare qualcosa di altro. Penso di avere il trucchetto giusto. Allora, è tempo per Ace Up Our Sleeves. Boh. Possiamo usare delle abilità speciali dei piloti in battaglia. Non costano un turno, ma possono consumare della carica. Clicca su Stasis Lock Skill Blow. Stasis Lock. Here goes nothing. Stasis Lock.
Ah, abbiamo stunato tutte le sue armi. Ma tu e i tuoi trucchetti, Giraga. Questo è semplicemente un ritardare. Abbiamo bloccato questa nave. È un colpo lungo, ma dobbiamo provare a tirarla giù. We can find more info on weapon type by pressing E. E. Vabbè, ok, questo. Ah, weapon types. Ah, ok, posso spostare? No. Allora, qua ho un missile. Che... Sì, qual è la sua... Questo è un railgun, ma non riesco a capire quali sono i punti deboli. Dove sono i punti deboli? Boh, facciamo che attaccare. Allora, questo è un raggio. Sarà efficace contro questo? Non lo so. Proviamo. Poi. Questo è un missile. Missile sarà efficace contro questo. Lui sarà efficace contro questo. E questo non lo vedo. Ah, è un railgun contro il missile. Proviamo. Allora, questo mi pare che abbia fatto critico. Era questo, il railgun contro il missile. E gli altri dobbiamo provare a invertirli. Allora, questo l'avevo prima mandato qua sopra, quindi provo a mandarlo contro il railgun. E questo invece il missile... Ah, questo qua sotto era stato efficace. Cos'era stato? Non era il missile perché l'avevo sparato contro il railgun. Quindi il missile sarà efficace contro il... questo? Può darsi? Proviamo. A chi è che ha ancora più vita quello sotto? Allora facciamo che usare anche questo contro quello sotto, visto che carica ne abbiamo. Ok, i missili sono andati, rimangono ancora i due slot qua. Non ho visto però chi faceva critica o cosa, ma tanto adesso non dovrebbe essere più un grande problema. Ah no, però sì, potrebbe essere un problema, perché non abbiamo tanta carica. Allora, contro il railgun abbiamo provato i missili e abbiamo provato... questo è missile, questo è wave. Wave forse non abbiamo provato contro questo. E qua questo proviamo così. Dovremmo farcela. Wow! È andata. Ok, adesso dobbiamo però tirare giù lo scafo. Ci dà delle info sullo scafo? No, niente. Probabilmente quindi tutti faranno lo stesso danno. Andiamo di questo. Di questo. Ne restano 6 di questo. Vai! Perché non mi ascolti? Perché non vuoi capire? Se non sei con me, allora devi semplicemente cessare di esistere. Distruggetelo! Ok, questo è il massimo. Dobbiamo abbandonare il combattimento. No. Dobbiamo vivere combattere. No, dobbiamo vivere per combattere un altro giorno. Ok. Warp di emergenza. Quindi ci siamo teletrasportati via. Questo
14.511 sol later. Fai che cosa? Hai bisogno di prendere dal lab di nuovo? Oh, non di nuovo. Perché stai perdendo il tuo tempo con il giornale di Gigi? Cassie, ci possono essere delle informazioni preziose dove Gigi può... queste cose potrebbero condurci a capire e a trovarlo. Sono 6 mesi da quando Gigi è stato rapito. Se ci fosse qualcosa là l'avremmo che poteva aiutarci, l'avremmo trovato, non credi? Beh, se qualcuno non avesse bagnato questo giornale, con questo diario con il caffè, potrei essere capace di capirne di più. Beh, non bisogna piangere sul caffè versato, no? Tutto quello che si può salvare è lui che racconta e torna indietro il tempo quando ha combattuto contro l'Eclipse molto tempo fa. Sai quello che ci ha raccontato da bambini? Dico, vabbè, Gigi è un bravo pilota, ma non così bravo. Sopravvivere a un assalto completo dalla madre, dalla nave madre Eclipse, pilotata da Hal, l'astral premier dell'Eclipse lui stesso in persona. Nessuno sopravvive a questo. Se fosse davvero sopravvissuto a quello, non avremmo una nave in cui vivere. Guarda questo pezzo di ferraglia. Ehi, questo non è un pezzo di ferraglia, ha un nome glorioso! Sì, a proposito del nome. Bellissimo, vero? L'ho trovato su un generatore di nomi casuali online. Per tutte quelle cose belle e divertenti. No, è terribile, cambialo. Come ti permetti? L'intergalattico... oddio! Il Dorino intergalattico antiglutine... libero dall'antiglutine supremo... vegetale, Shredder è tipo quello che pela, make Chopster, Doom Ship, cioè è tipo nave dell'apocalisse, della furia interminabile, è un bellissimo, cioè no, è bellissimo, ben pensato, è stupido, tu sei stupido. Bene, vediamo se riusciamo a trovare un nome migliore per la nave. Come la chiamiamo? Dai, chiamiamola banalmente. Perché non l'Enterprise? Eterri... ok, mi piace, d'accordo. Perché sei qui comunque? Non dovresti essere nella crafting room e therapy room... No, non dovresti impostare la crafting room e therapy room. Già, ecco perché... ecco cosa avevo bisogno dallo Star Hub. Ah, ecco, dammi 2 shakes. 2 scosse. Accertati di non spendere troppo. Abbiamo quasi finito gli Stark e le risorse. Sappiamo che probabilmente spenderò troppo. Ma se rifiniamo, semplicemente dovremmo guadagnarne di più. Un po' di esplorazioni e dovremmo esserci.
tempo di lavorare. L'angolo della sinistra ti mostra gli HP e la benzina. Quando lo scafo raggiunge lo zero, esplodiamo. We go bye bye, bye bye. Proteggilo a tutti i costi. Quest'altro pannello sulla destra, aspettate che... mostra le risorse e gli Stark, ci ricorda quanto poveri siamo. Siamo come si dice? Ancorati, non è ancorati, però siamo parcheggiati, ecco, allo Star Hub attualmente. Andiamo a vedere che cosa Faye ha bisogno da qui. Allora, lo Star Hub offre benzina gratis e riparazioni. Ah, perché più gente si fermi. Quindi non è gente perché sono patate, ma suppongo che di boss scritto maiuscolo sia delle patate o tuberi comunque. Andiamo al negozio di upgrade e vediamo quello che di cui abbiamo bisogno. Allora, click upgrades. No, Fai voleva un therapy facility e un crafting workshop. Compriamoli. Allora, il crafting workshop, ok. Sì. E un therapy facility. Ok. Ok, torniamo al lab. Torniamo alla nave. Ah, questi sono i membri dell'equipaggio, quindi. Facciamo delle armi. Mi sa che stiamo andando però sulle lunghe qua, eh. Mi sa che conviene che continuiamo in un altro momento qua. Mi finisco di leggere tutta questa parte introduttiva e niente. Se per caso voleste una serie su questo gioco, la parte di tutorial me la finisco di leggere io, tanto non interessa comunque. Se per caso voleste una serie su questo gioco, rispondete comunque al sondaggio che ci sarà qua sopra, dovrebbe essere adesso. Con sì o con no per vedere se vi potrebbe interessare una serie. Se ci sono abbastanza sì, o abbastanza mi piace, o abbastanza commenti, farò una serie a riguardo. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.